oggi consigli pratici e ricette per utilizzare al meglio la frutta e la verdura. È questo quanto hanno imparato grandi e piccini partecipando ai cooking show del progetto Fai Centro, promosso dalla CIA, Confederazione Italiana Agricoltori di Padova, finanziato dalla Camera di Commercio e realizzato in partenariato con diverse associazioni di categoria, quali Coldiretti, Confagricoltura, Confesercenti e l'Istituto Alberghiero Pietro d'Abano. Il progetto si è articolato in una serie di corsi svolti nel contesto di mercati agricoli aperti a tutti. Questa è la base del concetto del progetto Fai Centro, la promozione appunto del territorio e dei prodotti locali. Stiamo cercando di fare un percorso assieme alle nuove generazioni per sensibilizzare quanto importanti sono i mercatini di piazza, dal produttore al consumatore, per la qualità alimentare che si riesce a trasmettere e anche probabilmente il prezzo che si può dare al consumatore finale. Dopo le piazze di Rio di Ponte San Nicolò, di Piove di Sacco, di Rubano, Vico d'Arzere, Cadoneghe, Saunara e Cittadella, il mercato agricolo della CIA e con esso il cooking show è approdato in Piazza Cuoco nel quartiere Guizza a Padova, dove ha coinvolto tra gli altri 40 bambini. Sto mangiando una frittata con le pere. Ho tagliato le pere. Abbiamo mescolato l'uovo. E dopo la signora ci ha aiutato a farla e abbiamo assaggiato che era buonissima. È bello fare la marmellata, che si può fare con tante cose, si può fare con la mela, si può fare tante cose. Ho imparato a fare la frittata dolce e lo insegnerò anche alla mia mamma. Con le uova sbattute, un po' di zucchero, della farina e della pera. Mi piaceva il pane con la marmellata e anche la frittata. Ho imparato a fare la frittata e aiuterò anche mia mamma a impararlo. Ho imparato che devi solo mangiare frutta e verdura, così diventi sano, molto grande e molto forte. Una realtà, quella dei mercati agricoli, in cui le diverse aziende coinvolte mettono a disposizione dei cittadini i prodotti tipici e stagionali del territorio. Sensibilizzare la gente che ci sono modi diversi di servirsi per mangiare, non servono solo le grandi distribuzioni ma anche con piccole realtà quali sono i mercatini di piazza contadini, si può far capire alla gente che si può far squadra anche per l'acquisto dei prodotti.